benvenuti. Oggi abbiamo una puntata speciale di Borghi d'Italia perché siamo ad Arpino, terra natale di Cicerone, per seguire le fasi salienti della 39esima edizione del Certamen Ciceronianum Arpinasse, coinvolti in 3 giorni 193 studenti, 66 docenti provenienti da 12 nazioni europee oltre l'Italia, coinvolte anche 126 scuole, e questo è un bel messaggio per l'Europa che sogniamo. Nel corso del programma incontreremo i protagonisti della manifestazione. Iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino di Arpino, Renato Rea. Per la nostra città sono giorni importantissimi. Il Certamen Ciceronianum Arpinasse, giunto ormai alla sua 39esima edizione, con lo spirito di diffondere nel mondo, in tutta Europa, nelle scuole di tutta Europa, il nome di Cicerone e conseguentemente anche il nome della sua città natale, ha raggiunto dei livelli eccezionali, e quindi tutta la città vive con frenesia questo evento. Sono 3 giorni importantissimi perché tutti i ragazzi di licei di gran parte d'Europa sono davvero l'espressione di un'Europa sul campo, non soltanto sulla carta, quell'Europa di cui tanto si parla, ma spesso e volentieri soltanto a livello teorico. Invece in questi giorni nel nostro centro possiamo avere una dimostrazione di quello che è la vera Europa. Questi ragazzi che hanno culture diverse, che hanno tradizioni, usi e costumi diversi, che si ritrovano tutti nella nostra città, familiarizzano fra loro. Non c'è soltanto l'aspetto culturale con la prova d'esame che devono sostenere o i vari simposi e convegni, ma ci sono anche per loro momenti di allegria, momenti per visitare le bellezze non soltanto della nostra città ma anche dei centri vicini. E quindi sono davvero contento che quest'anno ci sia una partecipazione così numerosa, in aumento rispetto all'anno scorso. Questo significa anche che si va un po' in controtendenza rispetto a quelli che ritengono che il latino sia una lingua morta, quelli che ritengono che invece gli studi umanistici siano in declino. Io dico sempre che è una piccola grande città, piccola dal punto di vista del numero degli abitanti, siamo poco più di 7.000, ma grande per la sua storia, testimoniata poi dalle vestigia, e l'acropoli di Civitavecchia è uno di questi esempi, con un arco a sesto acuto del VI secolo a.C., con una torre medievale che è stata riaperta proprio l'anno scorso in coincidenza con il Certamen. Quindi vedere questi ragazzi che girano per il vecchio borgo della città di Arpino e rimangono incantati da queste bellezze, naturalmente inorgoglisce non soltanto me ma tutti i cittadini arpinati.
Quest'anno il certamen torna a crescere e abbiamo 193 studenti provenienti da 126 scuole di 13 paesi diversi, 66 docenti accompagnatori per un totale di oltre 250 ospiti per la città di Arpino. È un dato significativo perché dal 2013 è il record, non si arrivava a questi numeri proprio da quella data. Gli ambasciatori del certamen sono il braccio del centro studi, sono un'associazione che sin dal 2005, di cui peraltro mi onoro di far parte, sono un'associazione che sin dal 2005 fiancheggia l'organizzazione e sta a contatto diretto con ragazzi e professori. I partecipanti del Tulliano sono 3, che è il numero massimo dei partecipanti che ogni scuola può iscrivere al certamen. Sono 2 della quinta A e una ragazza della quinta B. Abbiamo 2 quinte, quindi 3 partecipanti. Come hanno vissuto, no, la preparazione al certamen? Beh, si sono preparati, hanno fatto dei corsi di approfondimento su Cicerone, c'è stata grande disponibilità anche da parte dei docenti, naturalmente, nel prepararli anche al di fuori dell'orario scolastico. E ieri li ho salutati, insomma, ho fatto loro l'in bocca al lupo, sono molto emozionati e questa è un'esperienza veramente meravigliosa. Io stessa ho partecipato nel 90 quando frequentavo l'ultimo anno del Carducci di Cassino e ricordo veramente, è un'esperienza che lascia il segno, che rimane nel cuore, perché hanno la possibilità di confrontarsi, insomma, con tanti giovani che provengono, ecco, da non solo dall'Italia, da paesi europei. È un momento importantissimo per loro. I ragazzi hanno consegnato il compito, quindi professore, possiamo entrare nello specifico del lavoro che gli è stato consegnato in prima mattinata? Sì, finalmente possiamo rompere un po' questo silenzio che per noi è tradizionale ed è anche un po' la garanzia della correttezza, diciamo, del certamen anche dal punto di vista della procedura. E quest'anno abbiamo pensato di variare un po' rispetto agli anni precedenti, dove avevamo proposto spesso testi di Cicerone filosofo, diciamo, Cicerone come pensatore nei suoi vari aspetti. Quest'anno siamo ritornati a Cicerone oratore, in particolare un brano tratto da un'orazione di un famoso ciclo conclusivo delle orazioni di Cicerone, cioè le Filippiche, la serie di orazioni che lui tenne negli ultimissimi anni, mesi addirittura, di vita e anche in un certo senso in un momento drammatico di trasformazione della Repubblica Romana, individuando appunto come grande avversario Marco Antonio, individuato come colui che voleva perseguire in qualche maniera quella che era stata la tradizione di Cesare di rottura nei confronti di un certo assetto costituzionale, tradizionale dello Stato. Insomma, Cicerone si è battuto fino all'ultimo contro questo tipo di trasformazione. Questo ciclo di orazioni, come dire, contiene tutta la sua esperienza di quest'ultimo periodo di lotta politica. I ragazzi, oltre alla traduzione, devono pensare anche a un commento. Sì, certo, questo forse, anzi, è una delle cose più impegnative in un certo senso, perché, diciamo, il testo in genere non è mai troppo breve e quindi c'è già un tempo necessario per tradurlo e per rifinirlo. Noi chiediamo anche che venga, come dire, offerto un inquadramento non di carattere libresco, ma anche con una reazione tratta dall'esperienza del ragazzo stesso, quindi ovviamente purché non ci siano degli errori fattuali, diciamo così. Però, insomma, l'idea è quella di sentire un po' che cosa il candidato è in grado di
comunicare a proposito di questo testo che ha appena tradotto. Letizia Seoane arriva dalla Spagna, vediamo come sono andate queste giornate ad Arpino. Siamo appena arrivati ieri sera, tutti quanti ci hanno accolto benissimo qua ad Arpino, ci hanno distribuiti tutti quanti differenti hotel in zone vicine, perché Arpino non c'è un hotel solo. Veniamo da differenti posti dell'Europa. Adesso la prova è stata solamente come esercizio, intanto è già stata una bella esperienza, un fantastico testo sempre di Cicerone sulle Filippiche. Mi sembra che non fosse specialmente difficile, ma sempre c'era qualche cosina dove forse ogni tanto siamo caduti, abbiamo sbagliato, però quello non è il problema, perché alla fine è l'esperienza quello che conta. Era un testo sul che ha a cui vedere sempre con la guerra e pace, un periodo conflittivo in generale, anche solamente per il periodo dove ha vissuto Cicerone. Mi sembra che ci sia anche abbastanza a cui vedere con la situazione del mondo attuale, con il problema di pace e guerra. Se vediamo che è conveniente prendere le armi e attuare incontro di quello che ci sembra poco giusto, o invece utilizzare un modo più democratico, perché forse in epoca di Cicerone quello era molto più difficile, però adesso invece se è possibile mantenere la pace, se abbiamo mai conosciuta, e questo è uno dei dilemmi anche più grandi, uno dei temi più interessanti che ha trattato Cicerone, tanto come un aspetto più retorico come di oratoria, che sono uno dei due grandi generi che coltiva questo autore. Cosa racconterai in Spagna di questa esperienza? Realmente mi sembra che sono una di queste cose che proprio non si dimenticano mai. Sono questi viaggi che ti fanno scoprire un sacco di cose differenti, tanto dalla gente, da quello che impari, non solamente il latino, è tutta l'esperienza, il viaggio, quello che conosci, il paesaggio, il posto, è tutto quello che conta. E anche ci hanno accolto così bene, tutti quanti sono gentilissimi, e mi sento proprio a mio agio e credo proprio che tutti quanti ci sentiamo uguali, sì che sono molto contenta e racconterò sempre meraviglie di questo viaggio. Siamo con Federico, studente dell'Istituto Tulliano, e lei è ambasciatore. Ecco, vediamo che cosa avete fatto in questi giorni. Sicuramente ci siamo presi cura in qualche modo dei ragazzi che sono arrivati da poco, da circa ieri pomeriggio, ma soprattutto abbiamo cercato di creare uno spirito di cordialità, un senso di comune conoscenza, in modo tale che possano legare soltanto al di fuori di quella che è apparentemente una gara agonistica, ma che in realtà si rivela ben altro. Ma che cos'è il certamen per voi di Arpino? Diciamo che Arpino si respira un po' l'aria di certamen in questi giorni, è un senso di comune appartenenza alla nostra terra, alla nostra Arpino. È molto di più di una gara agonistica, è un po' un celebrare quelli che sono i valori della latinità, un po' lo spirito cosmopolita. E con Pierlisa Di Felice abbiamo un'altra bella testimonianza, perché lei è stata qui come studente, come premiata e oggi come ambasciatore. Raccontiamo la sua esperienza. La mia qui ad Arpino è una storia piuttosto antica. Nel 1996 ho partecipato come studente al certamen Ciceronianum. Io sono abruzzese, venivo dal liceo Ovidio di Sulmona e con la mia insegnante di greco e con un mio compagno siamo venuti qui ad Arpino. Ed è stata un'esperienza molto bella, qui ci siamo incontrati ragazzi che venivano da tutta Europa e tutti qui insieme nel nome di Cicerone e nel nome della cultura, in un evento come questo che è un evento che unisce.
Lo scorso anno sono stata poi premiata con il premio appunto ambasciatore del certamene Ciceronianum, che è un premio che viene dato a coloro che poi nella vita si distinguono in attività particolari che hanno comunque partecipato al certamen. Tornare qui dopo oltre 20 anni è stato un qualcosa che in me ha risvegliato anche antiche emozioni, mi ha fatto riscoprire e ricordare quello che avevo vissuto in quel tempo e ha fatto rinascere di nuovo in me appunto la grande passione verso questo mondo che è il mondo della cultura, che è una cultura che crea ponti. Il testo era difficile. Ho avuto molta difficoltà a tradurre alcune parole, ma alla fine penso che il livello sia bilanciato rispetto alla difficoltà della competizione. È stato difficile, ma deve essere difficile. Ritornerò sicuramente ad Arpino. Sono già stato una volta in Italia, ma questo paese non smette mai di stupire. E parte integrante del certamen è senz'altro l'associazione Prologo. Vediamo un po' che cosa avete fatto voi in questi giorni. Praticamente noi facciamo quello che facciamo tutto l'anno, ci occupiamo dell'accoglienza, dell'ospitalità e cerchiamo di dare i consigli giusti ai turisti. In questo caso si tratta di 250 ragazzi e accompagnatori che hanno occasione di scoprire i nostri tesori, che hanno occasione di conoscersi e quindi di scoprire anche il nostro lato nascosto, cioè l'amicizia. Infatti c'è questo grande scambio che è sicuramente il valore più importante che noi cerchiamo di coniugare all'interno di questo grande evento europeo. Molto bella l'iniziativa delle guide giovani delle scuole. Sì, i nostri aspiranti Cicerone giocano in casa proprio perché nella terra di Cicerone non poteva essere altrimenti. E abbiamo questo scambio culturale che è appunto uno scambio di informazioni. In realtà noi uniamo l'amicizia e la cultura e la storia. Quindi questi tre elementi diventano il miglior modo per accogliere i giovani turisti che poi diventeranno ambasciatori di questo territorio. E anche qui all'interno dell'Acropoli abbiamo qualcosa che si avvicina a Cicerone. Qui siamo all'ombra della torre di Cicerone, torre intitolata a Cicerone anche se è medievale ovviamente, però è intitolata a Cicerone, a questo grande oratore, perché la tradizione locale vuole che sia nato qui la sua famiglia, che ci sia stata la sua famiglia, che abbia vissuto qui, e quindi intorno al 1500 troviamo i primi atti di intitolazione di questa torre. Per noi ci rende unici, no? Questa torre di Cicerone, che tra l'altro è diventato in pochi anni uno dei più grandi attrattori della regione Lazio, facendo registrare numeri importanti come 15.000 presenze all'anno. Pensate, è stata chiusa per 25 anni e poi con la riapertura in poco più di 2 anni ha fatto registrare oltre 20.000 presenze. Il premio è un premio simbolico, non è proprio un premio insomma importantissimo, però sicuramente i ragazzi arrivano con una conoscenza inferiore di questo territorio, ma soprattutto se ne vanno arricchiti dell'amicizia, di questo grande abbraccio che c'è tra tutti quanti. Basterebbe intervistare la stessa persona prima e dopo per capire che tipo di differenza che c'è quando vanno via, e vanno via con questo grande ricordo di questo territorio, di questo personaggio e delle persone che hanno conosciuto. Thank you.
Beatrice, come si diventa studente ambasciatore? Diventare ambasciatore è un'esperienza prima di tutto bellissima e poi che diciamo si diventa studente ambasciatore al quinto anno, quindi compiuti 18 anni, dove prima cosa si è più grandi sia per parlare e per scambiare opinioni con i ragazzi del certamen e poi oltretutto per avere anche una propria autorità e delle responsabilità. Vi aspettiamo ad Arpino! Il professor Martin arriva da Ratisbona, però non è la prima volta che lei viene qui ad Arpino. Sì, giusto, per me è la quinta volta. La prima volta ci sono stato come studente, ho partecipato al certamen 22 anni fa e sono tornato per la quarta volta come professore e ogni anno sono felice di tornare qui nel Lazio ad Arpino. Lei che ha vissuto questa esperienza come studente e come professore, che cosa si porta a casa lo studente? Una festa europea per la gioventù, è uno spirito olimpico si può dire quasi, è una grande festa, è un uno allegro, il latino è vivo, non è una lingua morta. Il sindaco parlava di varie manifestazioni collaterali al certamen, tra cui il premio internazionale Terra di Cicerone riferito all'olio, un'importante realtà del luogo. Assolutamente sì, io sono Vincenzo e rappresento l'Associazione Olivicoltori Terra di Cicerone, che si è costituita 8 anni fa per coordinare il lavoro di piccole e medie imprese del territorio, piccole aziende agricole. Ormai da 7 anni facciamo questo premio proprio in concomitanza con il certamen, proprio per valorizzare sia il nostro prodotto e speriamo anche il certamen. Nello specifico quest'anno hanno partecipato oltre 70 aziende da tutto il mondo, dalla Spagna, dalla Turchia e molte dall'Italia. Avremo l'occasione di assaggiare tutti gli oli che hanno partecipato. Prevalentemente lavoriamo il morraiolo, il frantoio e il leccino, anche se un po' di cose stanno cambiando e si stanno riscoprendo molte varietà antiche come la rosciola o altre. La forza è la mineralità dei nostri terreni, la collina, la biodiversità, il microclima che differenzia il territorio d'Arpino perché è particolare chilometro dopo chilometro. Thank you.
Senz'altro il certamen Ciceronianum di Arpino ha avuto il suo vincitore, ma per noi i vincitori sono stati tutti, perché questi studenti si sono confrontati nei 3 giorni con grande gioia, e questo è il vero messaggio della manifestazione. Quindi viva Arpino, viva Cicerone, viva il certamen. Ciao!